sale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. Vero che avevano veramente la macchinetta del ancora adesso ce l'hanno, erano tipo, mi pare, una specie di microonde. Sì, io non ci credevo quando l'hanno detto, quando l'avevo confermato che avevo... ma tu credi che è come noi italiani, cioè noi italiani li mangiamo gli spaghetti alla fin fine, non è che sono tutte basi. Io immagino che hai detto questi carri armati stavano a cucinare quando erano in guerra. Gli inglesi per il tè è veramente una cosa incredibile, come facevano prima del tè, che la bevanda che ha unito la nazione. Vabbè, prima hanno dovuto saccheggiare l'India per avere il tè, poi. Voi ci state? Sì, possiamo, sì, io sono pronto. Cliccate pronti, ok. Ma la cosa più bella per me è stato scoprire la guerra dell'oppio, dove gli inglesi vendevano letteralmente droga, erano diventati trafficanti di droga con la Cina solo per poter comprarsi il tè, tipo sai, no, siamo disposti a tutto pur di avere il nostro tè. Di avere la nostra tazza di tè. No, ma è allucinante. Però almeno una cosa dicono giusta, almeno lo dicono ora, prima no, che viene dall'India. Prima manco lo confermavano, non lo volevo manco ammettere sta cosa. Si chiamava cosa? Il tè viene da India e Cina, Sì, no, prima non lo dicevano neanche, mo invece lo dicono più tranquillamente, no, noi l'abbiamo preso dall'India e dalla Cina. Prima invece no, è nostro il tè. Compagnia delle Indie Orientali. Oddio, no, questa è quella anti... No, che è questo? Questa che è? Stalingrado? No, questo no. No, Berlino. Colonia. No, è Polonia, vedi l'enorme... Polonia, ok. Ah, è Polonia. Uè, andiamo a invadere la Polonia, perfetto. No, che Polonia, Colonia. Colonia, ah, Colonia. Ah, già, è giusto. C'è la cattedrale, non l'avevo vista, tenevo le macerie davanti. Tu sei... vabbè, noi stiamo andando in... Nel 45, il duello più famoso mai filmato fra carri armati, quello fra un panther e gli pare un schermo. C'è la cattedrale gotica per eccellenza, perché è stupenda la cattedrale di Colonia. È così bella che perfino i nazisti volevano proteggere. Oddio, un OP-40 mi ha attaccato alle spalle. Ma come ti permetti? Gli artisti che avevano la politica, Hitler quando ha capito che stava perdendo la guerra si è messo in modalità voglio distruggere tutto, cioè non sembrava un bambino, voglio comprare tutto da giù, ma in Führer e gli altri, no, dopo vado giù io, non c'è nessun altro. E vabbè, però che sfiga, non gli ho preso per niente. Ah, oh, che bello avere i carri armati italiani che non servono un cazzo. Dicevamo? Sì, però dictator, vai in quello superiore dopo se fa. Oh, ma è incredibile! Ma non è possibile che un colpo che mi dà. Cioè, non è possibile, ma come cazzo fai a combattere? Ragazzi, è un problema tattico qua, ci stanno invadendo. Ci stanno invadendo! È lo stesso! Non ci credo, dai! Questa è sfiga. Oddio, che cacchio sei? Che cacchio... Dai, no, ma tutti che mi shottano, ma incredibile. Ma da dove? Da dove? Da dove? Da dove ti ha shottato? Davanti a te. Dietro, sul fianco, ma dove cazzo? Ma io... No, retromarcia, ti sta venendo tutto addosso. Tutto mi shotta. Aia. Vabbè, vado col panto il futuro. Madonna, come gli è andato addosso con la cattiveria quel carro armato. Comando e... Scappa V1, se lo può permettere. Guarda, è il nostro scomodo. Ci stanno mandando lo scomodo. E ce lo dobbiamo togliere dai mezzo. Arrivo! Vado a rompere le scatole. Non così, però. Ho preso un palo e non riesco a... Ecco. Adesso sbombardano. Guarda, questo muore delle bombe che cazzo. Oh, una bomba! Cazzo!
Vai, vai, retromarcia. Ragazzi, non mi sta proprio considerando, ciao. La MX13 FL11, noto anche. È stato bellissimo. Io sparavo da dietro, quello diceva: che succede? Qualcuno mi sta sparando. È stata così la scena. Vi ho detto tutto. Poi vedrete il gameplay, perché è qualcosa di buono. Dai, è molto... Ma guarda che camperato! Ma guarda lo schifo che camperato! Hai visto dove è camperato quel bastardo? Ma dai, ma è proprio camperato che non puoi... Guarda col cannone puntato all'estremità. Ma sei uno schifo. Ma il tuo popolo deve essere deportato. No, vabbè, io già sono fuori gioco, cioè... Siamo tutti tutto. Ma che è? Ma che cazzo è? C'è uno che si chiama Kitty, ragazzi. Chi è rimasto vivo? Nessuno. Nessuno. Ok, andiamo all'hangar. Madonna, che babbo. Che merda di partita, mamma mia, che merda di partita. È andata malissimo proprio. No, ma ci hanno fregato, madonna, non me l'aspettavo. No, ma io mi sono fregato perché ha laggato proprio mentre stavo per girare lo Stug. Ma per tutto che il mio Stug sto giro non è in grado di assorbire più i colpi, ma che cazzo di corazza. Di solito sai, no, di solito è in grado di mangiarsi corazza, cioè. Ma pure. Ah, vabbè, i nostri suoi carri italiani, ok, ci può anche stare. Cioè, però non è possibile che non assorbi neanche un colpo. Cioè, non è possibile sta cosa. Un colpo vuole... almeno lo devi assorbire. Uno ma solo. Quale mettere le cose? Siamo i carri della prima guerra mondiale. Che... aspetta, i carri armati italiani. Sono quasi equivalenti a una carro armata italiana. Beh, oddio, a livello di velocità proprio no. Almeno quello glielo puoi dare. Ecco, almeno per la velocità, ma non per la mantenuta. Ah, perché oddio, questo mi piace. Questa mappa mi piace. Oddio, Vallone. Vallonia. Sì, quel che tu vai sempre in C, Grievous. Vallonia. O in C o in A. Noi adesso in questo caso. Allora nel dubbio andremo in D, così li confondiamo. Dov'è il D? C'è. Ne creeremo uno noi. Lo creeremo uno. Raga, dove andiamo? Don. Oddio, che cos'è questo coso grosso? Che cazzo sei? Oh mio Dio. Ah, è lo scuro Emilio. Allora, lo scuro Emilio non dovrebbe stare con noi perché è una categoria 4.3. Infatti, quindi significa che contro teniamo carri armati forti. Guardalo, guarda come ti sta seguendo. Guarda quanto è grosso, ci sta facendo compagnia. Lemil, sì. È fuggito dalla presenza. No, ma io vengo zimbe nel vostro paese, ma che cazzo, ma quanto monta sto quel coso? Per bene cos'è, quanto monta quel coso? Che cosa monta? 88 mm. L'88, sì. Porca miseria. Cioè, praticamente se io sparo a questo non gli faccio nulla, se spara lui a me, madonna, volo. Sì, no, spara lui a te. Sarai il primo, sarai il fascista su Marte. Vabbè, noi lo conosciamo un fascista su Marte, Yamato di Digimon. Matt tradotto in italiano. Ma lui non è fascista, lui è nazista in realtà. Beh, anzi, neanche nazista, è prussiano. Prussiano. No, sì, perché secondo me lui si chiama Yamato, ma siccome è biondo, i giapponesi non sono mai biondi, secondo me. E al pare che schifo a tutti, secondo me. Beh, magari si è fatto la tintura ai capelli. No, la prendo dal padre che... Perché suo padre ha la mascella tedesca. Esatto. La madre sembra invece una fascista, cioè, capito? No, ma la madre è la classica... Le forze alleate hanno conquistato una zona. Grazie, hanno conquistato il C. Ma quel bestione è un po' lentino, ci sta raggiungendo più. Vabbè, sì, un po' anche vedere. Hanno conquistato una zona. Sta mappa mi piace molto. Qua ha fatto il kamikaze. Che succede? Trovo un carri davanti. Via. Grievous. Ma io in ogni punto in cui vado ho i carri che sono lì ad aspettarmi col cannone puntato per tutto. Perché secondo me sanno che là molti fanno sto trucchetto, la strategia di fare tutti i giri strani, quindi. Mi
comunque raga, vinto da me che ho due K. Io sto a fianco a te, No, sto no, guarda casa. Dove sto io a guardare la visuale, perché non è proprio cosa dove si se hai puntato il cannoncino. Però anche una zona di sicurezza che qua ci pigliano male. Te l'ho detto. Via 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 KV1, via da là, via da là, via da là, aia! Sei, aspetta, sei ancora vivo? Aspetta. Sì, sì, sono vivo, però sto fermo. Alla mercé della... ecco, appunto. No, niente, volevo prenderti con il remoto. Però non mi ha distrutto lui, ma mi ha colpito un T-34 dietro, cioè... vabbè. Sì, su madre sovietica. La mamma sovietica di quel T-34, Sei una brava donna, è una grande donna. Ecco, bravo. Ah, guarda, gli si è rotta la ruota. No, non gli si è rotta più, l'hai già riguardata. Aiuto, aiuto, sono il fuoco incrociato, ripeto, il fuoco incrociato. Grazie, non so che cosa ho fatto, ma assist. Aspetta che ho preso... Ma ha sempre il cingolo rotto, fammi capire. Sai com'è il dittatore? È come se si cercano di sconfiggere uno a wrestling picchiandogli ripetutamente il piede. Ah, ma sono tu quella, ok. È un KV1, che faccio? Però... sai che colpisce ai cingoli, lo blocchi e viene e si deve fermare per forza. Vabbè, però dai. Dove sei? Io sono morto. No, sei morto proprio, non sei sporcato. No, c'è un altro calo, l'ultimo. Vabbè, però dai, KV2 contro l'EM. Vabbè. Giusto. Aspetta, sei morto con tutti e due i carri armati. No, c'ho l'L3. C'ho l'L3, eccomi qua. Ma scusa, non ne avevi due di questi qua che ho io? Mi hanno fatti saltare tutti e due. La madonna. Oh, ok, andiamo. Che cos'è quel coso? Il flag 30... che cacchio sei? Delle G-Flag, sono antiaerei. No, volevo vedere quando dico che cosa sei, è per dire l'estetica, perché è qualcosa di tipo... ah. No, ormai i flag li conosco, soltanto che quando li vedo sono strani, dico che È un cannone antiaereo montato su un camion trattore di artiglieria. Carino. Allora, attenzione che ti sparo. Vabbè, l'abbiamo conquistato il G, il problema è la B adesso. Il problema è spostarci di là, verso B. E dobbiamo passare per la cittadella, per il paesino. Così siamo protetti e coperti. Vedi come quel carro armato, madonna, ha colpito, guarda, ha lanciato sicuramente le granate a Grievous, guarda. L'abbiamo indovinato? Grievous non parlo. Grievous ti ha lanciato le granate. Sta concentrato. Sì. Aspetta, perché c'è un P40 maledetto, un M10, che mi hanno sotto sulla linea di tiro, aspetta. Ma come sono più veloci di te? Che è sta cosa? Sono veramente più veloci. No, non hai capito, è proprio pianura. No, io sto parlando con un dictato. Ok, sono quello che... voi raga dove siete? Ah, sono qua di te. Allora, qua è un po' un incubo, perché loro hanno tutti che hanno una lunga città davanti. Quindi no... oh, aspetta, ce n'è uno qua dove sta. Guarda. Colpito a qualcosa, ma non so chi ho colpito. Radar me ne da uno qua. Ti dico io qua dov'è, perché l'ho mirato. Chi è? Ah, è distrutto. Chi è? Non lo so, però mo ci sta un... ma quanta gente! C'è un Guts qualcosa, è meglio alla lontana. Ah, ma ci sta un M10 veramente a me. Così. Ah, uno l'ho beccato. Marde. Le forze alleate hanno conquistato una zona. Molto bene. Molto bene. Che cacchio di voce. Qua
boss, dai! Ma il contrario mi ha buttato da una parte all'altra! Struttura rapida! Ma perché, mamma? Via! Cioè, letteralmente è War Thunder jumpscare. Un T-34 ti ha battuto, fammi indovinare. No, era un M24. Vabbè, mi sono trovato il T-34 davanti. Ho sentito un colpo brutto, infatti. Ciao T-34! Ciao T-34! No, raga, dobbiamo tenere il C, è tipo l'unica cosa che ci permette la vita. No, morto. Ragazzi, comunque lo ammetto, questo è il peggior gioco a cui so giocare, eh. Mamma mia, gioco malissimo sto gioco. Ma perché devi livellare, devi prendere di più. Quello sì. Mamma mia. Ma perché devi andare a suicidio qua? Vabbè, gli aerei no però, eh. Ah no, T-34, dove mi ha sparato il T-34? Ah, in B mi ha sparato. Madonna, che colpo, no, vabbè. Mi ha sparato con una tiltata ignorantissima. Raga, aiuto, dai, ma che vaffanculo. Morto. Ah, che due coglioni, che si è loro ci aiutano in cena. La squadra, no? Siete morti tutti? Sì, no, io sì. Non sono ancora io. La sua mira. Io che ribalterò la situazione. Vabbè, ma tu sei un contraere. Guarda che là mi hanno sparato l'M3. Butta giù quell'aereo sovietico del cazzo. Buttalo giù, maledetto. Dai, che non ha fatto niente di male. L'ho colpito 6 volte, cazzo. No, stai capo. Va giù. L'hai preso. Bella. Ho preso il carburante. Comunque una cosa brutta di sto gioco è soltanto la questione che non gestiscono i livelli. Questa è la cosa grave. Infatti. Quando una sta roba si rolla. Beh, tu corri e fai gli slalom. Ce ne sta un altro che vuole fare una brutta fine. Ma tu vuoi andare per forza contro contro gli alberi? Ed è andato. Oh, l'hai preso? Ti è spaccato l'ala. Guardalo come vola, guarda. Occhio che ti cade in testa. Occhio che ti cade in testa. Ma altri arrivano per... Oh, è andata. Male. E penso che ne avevo 3 che mi hanno sparato subito. Mamma mia, sto giocando proprio malissimo. Per vendicare l'onore del loro compagno caduto. No. Questo è il peggior gioco a cui sto giocando. Ci sono alcuni ruoli nella guerra che non ti danno mai un minimo di gloria, tipo essere in un'antiaerea. Tipo, hai mai sentito?